Ciao, sono Francesca Blasi, architetto e autrice del libro Shabby Fusion e oggi ti voglio raccontare che cosa ho realizzato qui all'interno del mio bagno per la mia casa. Ti darò qualche suggerimento e nuova idea nel caso in cui tu dovessi fare un restyling del tuo bagno oppure magari doverlo progettare ex novo. Oggi il bagno non è più un appendice della casa, magari come lo era una volta, ma ne è parte costituente, è una stanza come le altre, è la stanza da bagno. Per ottenere una sala da bagno di tutto rispetto, è preferibile rivestire solo le pareti che ne hanno effettiva necessità, lasciando il resto del muro pronto per accogliere una bella pittura e magari dei quadri. In questo caso ho giocato con delle lastre di gres porcellanato molto grandi, 40x60, alternandole con dei giochi di mosaico, che ho utilizzato per rivestire solo gli elementi che ne avevano effettivo bisogno. Ma ciò che ha fatto la differenza tra il tipico bagno e la sala da bagno è stata l'omologazione delle tipologie usate sia a rivestimento che a pavimento, non tanto nel formato, ma nella tipologia e nel colore. Altro elemento fondamentale da tenere ben presente quando si progetta un qualsiasi ambiente, in realtà, ma in questo caso in maniera specifica, sono le luci. Per far sì che l'ambiente diventi d'atmosfera è fondamentale identificare alcune zone luminose. In questo caso sono state predisposte tre tipologie di accensione. Un blocco è relativo al discorso vasca, perché è un elemento a sé praticamente, e la tipologia di luci che si accende soltanto sulla vasca va a sottolineare e a identificare la zona di relax legato al bagno. Per quanto riguarda invece il discorso lavandini, è stata ipotizzata, anzi ipotizzata, più che ipotizzata, è stata predisposta anche in questo caso un'accensione gemella legata a entrambi i lavandini, quindi ogni lavandino ha il suo spot. In più la terza accensione è quella generale, quindi ci sono ulteriori faretti per far sì che il bagno venga completamente illuminato. Un altro elemento molto importante sono i materiali utilizzati e i colori. In questo caso ho voluto che questo bagno fosse rilassante, di conseguenza ho utilizzato colori e materiali che miscelati fra loro assolvessero questo compito. Ma il punto di forza e ciò che diversifica davvero questo bagno e che lo rende unico sono questi lavandini, che non sono altro che delle fioriere recuperate in un garden. Le ho sottoposte ad un trattamento sbiancante con un acido e che grazie ad un prodotto impermeabilizzante della linea Liquiplast sono riuscita a sfruttare al meglio. Si tratta naturalmente di un'idea che, se avrai piacere di utilizzare, a parer mio ti porterà una grande soddisfazione, ma chiaramente lo spunto deve essere legato semplicemente al fatto che molto spesso degli oggetti che apparentemente hanno un uso, in realtà con la fantasia si possono trasformare e far diventare per tutt'altro e con risultati interessanti. Io ti saluto, ti abbraccio e ti rimando al prossimo video. Ciao!